Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere video senza interruzioni pubblicitarie. Buona visione! Per quanto riguarda il numero 8, Papius consiglia di studiarne le caratteristiche e le proprietà che potete trovare qui sul video. Seguirà il numero 9, che risale all'unità per il 3. È il 3 sviluppato e moltiplicato per se stesso. E poiché il 3 era già l'essere ricondotto all'unità con l'amore, ciò ritornava a 1 per 1, che resta sempre l'unità prima. Questo numero d'amore e di beatitudine non ha riflesso che nel cielo, nei 9 cori degli angeli. Il nonario è il numero ad un tempo della generazione, del mistero, della iniziazione, perché l'iniziazione è una generazione spirituale o rigenerazione. Ed ogni generazione, materiale o spirituale, si compie nel mistero. Si può anche dire che l'iniziazione consiste nella penetrazione cosciente di ciò che è velato ai profani. Ecco che nella iniziazione ci sono 9 gradi, che sono per così dire i 9 ripiani in cui si arresta l'uomo per contemplare il cammino percorso e così prepararsi a salire un piano più alto.